Grazie. Grazie, bene. Allora a questo punto, se mi permettete, io voglio approfittare della vostra attenzione perché voglio sfatare una specie di luogo comune che si è creato nel corso di questi più di 30 anni di attività, e che è questo, cioè giustamente, perché siccome la gente ci vede in televisione, sui giornali, sul palcoscenico, sempre insieme, giustamente pensa che i Pooh vivano tipo i sette nani, cioè sempre perennemente insieme. Vi do la dimostrazione di questo. Allora, 2 mesi fa mio figlio ha finito le scuole, prima delle vacanze, dovete sapere che esce da scuola, c'erano 2 persone che lo stavano vedendo da lontano, allora stavano parlottando insieme e questi due fanno: senti, sai chi è quello lì? Quello è il figlio dei Pooh. Ma com'è possibile? Cioè, è mio, assomiglia a me, l'ho fatto io, lo mantengo io, come fai se è figlio dei Pooh? Cioè, nel senso che so che non avete dubbi, ma il concetto è questo: anche i Pooh certe cose soprattutto le fanno separatamente, okay. lo so. Bene, a questo punto, oddio, a questo punto andiamo avanti. Noi abbiamo pensato di condensare assieme un momento musicale molto particolare al quale siamo molto legati e che ci riporta indietro magari un pochino nel tempo. Ve lo vogliamo dedicare, iniziare da un brano che fa così. Yeah.
Sentirmi tutti adesso. La prima
Cristi.